Fin da quando ero piccolo sognavo di fare il musicista. Così ho cominciato in questo modo. Poi ho deciso che avrei voluto migliorare. Allora mi misi a studiare e raggiunsi questi risultati. Fu così che diventai un musicista, potendo finalmente rispondere con orgoglio a questa domanda. Cosa fai nella vita? Il musicista. Sì, scusami, ma di lavoro cosa fai precisamente? Il musicista. No, ma di lavoro intendevo. Vabbè, va sempre a finire così. Invece volete sapere com'è andata a finire la mia giornata al Music Show di Milano? Eccola qui. Fatemi solo un attimo l'idea di qual è il rumore che c'è in questo genere di fiere. Come potete vedere, non ci sono dei box dove ognuno riesce a suonare il proprio strumento con calma. Il rumore regna sovrano. Poi ci sono quelli furbi, invece, che usano solo le cuffie, quindi voi non sentite niente di quello che accade. Sono entrato da 10 minuti e la mia testa è già bella cotta, devo dire. Lo so, sono una fighetta, ma non girerebbe la testa anche a voi a vedere questa mastodontica esposizione di chitarre? Da quelle ultramoderne a quelle ricavate dai fondali marini, da quelle a forma di fragola gigante a quelle corredate da palchetto satanico. Certo, se non vi gustano le chitarre, ci sono altre meraviglie che si fanno notare, come lei. Oppure lei. O anche lei. Oppure lei. O anche loro. Poi io sarò una fighetta, ma c'è chi si rinchiude in un acquario per stare al telefono. Oppure c'è chi non lascia lo strumento nemmeno quando va a prendere un caffè. Ma allora i veri rocker con le palle dove sono? Ecco i veri rocker che suonano i vecchi classici che non moriranno mai. Questi invece mi sa che un piede ce l'hanno già di là, eh. E mentre mi gusto il pranzo del musicista che ce l'ha fatta nella vita, comincio a viaggiare con la fantasia ai tempi di quando ero bambino e visitavo la bella Milano. La Milano dei tram, dell'Anima e Cozzi, dell'Arco della Pace di Natale, del Castello Sforzesco, degli ambulanti del Castello Sforzesco, delle vetrine in centro, delle palestre nelle vetrine, della Cina e vicina, del Duomo, dei Transformers, dei Tamarri, dei selfisti. Ah, che ricordi. Sì, pronto? Vedo. Sì? Ma non mi avevi detto che facevi un video sulla Fiera della Musica? Va bene, Frank, ma un remember su Milano fammelo fare. E mentre rientro per assistere ai concerti di quelli bravi, incontro anche qualche amico a cui naturalmente vado a dare fastidio. Ho trovato l'amico Gabriele, a cui vorrei fare una domanda. Cioè, vale la pena fare ancora il musicista? Vale assolutamente soldi, donne, fama, vita eterna. Ragazzi, se lo dice lui è tutto vero. Insomma, che domande serie! Sì, come che domande serie? Allora, Simon, ma è ancora vera l'equazione musica un sacco di donne? No! Come no? Dovevamo farlo quando erano i bei tempi. Vedo, ormai e ciao. Basta. Ma quando la giornata sembra finire, la più grande sorpresa arriva da una tabaccheria jazz. Forse nemmeno nei club più raffinati. Qua è venuto il New York Times a intervistarmi, eh? Il miglior finale di una qualsiasi fiera della musica è questo. Amici, birra. Che giornata, ragazzi. Certo, non è tutto rosa e fiori nella musica, ma di certo ogni qualvolta qualcuno tornerà a chiederci: cosa fai nella vita? Io ed i miei amici musicisti senza indugio risponderemo: il musicista! Il musicista! Il musicista! Il musicista! Il musicista! Il musicista!